Qual è la cosa più importante quando si fa uno shooting di ritratto? Bene, diciamo che visto da fuori, molto probabilmente la cosa che si pensa di più è l'importanza della macchina fotografica, l'importanza della luce, l'importanza della location. Io sinceramente non sono così d'accordo. Secondo me, quando si fa uno shooting con delle persone, quindi quando dall'altra parte della camera ci sta una persona, la cosa più importante è riuscire ad entrare in relazione giusta con la persona che si ha di fronte, in modo che sia un lavoro non solo del fotografo o non solo del modello o della modella, che in quel momento sta posando per te, ma sia un lavoro appunto di entrambi, in modo che la fotografia sia l'unione di tutte le parti che stanno facendo appunto quel tipo di lavoro. Secondo me, quando si crea un ottimo umore all'interno dello staff, mettiamo il caso che stiamo facendo shooting di moda, quindi ci sarà il truccatore, quando c'è il modello, quando c'è il fotografo, quando ci sono tutti gli stylist, insomma, quando si fa un lavoro di team, la cosa più importante non sono, secondo me, gli aspetti tecnici, non sono solo le competenze e le attrezzature che si porteranno quel giorno per fare quel tipo di lavoro, ma è riuscire a creare un'ottima empatia tra le persone, tra lo staff, in maniera che ci sia quell'energia che permette di fare un lavoro veramente fatto di team. Perché alla fine la foto è una foto sempre di team, non è mai il fotografo che dà solo il proprio approccio creativo, perché c'era sempre un qualcosa dall'altra parte della lente, sennò banalmente sarebbe una foto bianca o una foto nera. Essendoci una persona dall'altra parte della lente, un oggetto, un qualsiasi cosa magari fatta da uno stylist, un certo tipo di progetto fatto da un architetto, comunque è sempre un lavoro di team. Bisogna creare la giusta empatia tra le persone per riuscire a fare un ottimo lavoro. Personalmente, per fare questa cosa qua, e chi lavora con me sa che ci tengo tantissimo, prima di scattare, prima di prendere in mano la macchina fotografica, sia foto e video, eccetera, mi piace sempre molto chiacchierare con le persone, chiacchierare non per perdere tempo o non con l'ipotesi di dire provo a mettere a mio agio la persona, ma in verità non me ne frega niente. E in verità mi piace molto entrare in relazione con la persona, sapere ad esempio le proprie passioni, sapere come sta, cosa ha fatto, come è arrivato a fare quel tipo di lavoro, perché oggi è lì in quel momento lì. Perché quando si riesce a creare la giusta empatia, ma che sia sana chiaramente, non deve essere finta, io effettivamente sono molto interessato a sapere come chi ho di fronte prima di scattare, perché è lì, cosa sta facendo, banalmente anche i suoi programmi della giornata, se è felice di essere in quel momento lì o se vorrebbe essere da un'altra parte. E tra parentesi, spesso nessuno vorrebbe essere fotografato, a meno che non sia un professionista, e capisco perché di solito è un momento abbastanza imbarazzante i primi 2 minuti. Invece, appunto, riuscendo a creare un'ottima atmosfera, un ottimo rapporto, un ottimo feeling, si ottengono sempre delle foto o del materiale visual che non ci immagineremo nemmeno, perché quando c'è questo rapporto di benessere tra tutto lo staff, tutti si lavora benissimo, si lavora con un obiettivo comune e soprattutto c'è la gioia di fare quel lavoro lì. E vi posso assicurare che fare un lavoro solo pensando alla parte economica di ritorno e fare invece un lavoro perché si ha proprio piacere a fare quel lavoro lì è una cosa completamente diversa. E vi invito tutti chiaramente a lavorare per il piacere di farlo, creando un ottimo rapporto tra le persone. Quindi che sia il cliente, fornitore, stylist, fotografo, modella o chiunque lavora in questo mondo creativo, la cosa più importante è un ottimo rapporto tra tutto il team, e questo si fa solo quando c'è grande volontà da parte di tutti di questo ottimo rapporto, quando non ci sono falsità e quando tutti hanno lo stesso obiettivo e hanno piacere ad essere lì in quel momento per fare quel tipo di lavoro, e non vedo l'ora di vederlo concluso proprio per gustarsi questo rapporto che si è fatto. Spero questo video ti sia utile, ci vediamo alla prossima.